Cari concittadini, buongiorno e buon venerdì. Ci troviamo qua in Castello per l'apertura di Voglia di Pasqua, una manifestazione apprezzatissima. Torna qua a San Vito e naturalmente coinvolgerà la nostra città, la nostra comunità e le tante persone che verranno. Nostro, nel nostro centro, nei nostri spazi per questa, per questa manifestazione. Qua in Castello ci saranno i mercatini, quindi siete tutti invitati a partecipare. Dalle 10 alle 23, quindi tutto il giorno, food truck in piazza del popolo per divertirsi insieme con del buon cibo. Dalle 10 alle 19.30 i gonfiabili per i bambini sempre nella nostra piazza. Dalle 16.30... Alle 17.30 lo spettacolo di Burattini, lo strano esperimento del dottor Pinkerton, sempre in piazza, in piazza del Popolo. E la musica dalle 18.30 alle 20.30 con Soulful, Soulful Mesh Live, sempre in piazza del Popolo. E alle 20, dalle 21 alle 23 la musica con DJ Nino. Questo il primo, il primo aprile. Mentre domenica 2 aprile, eh, sempre tutto il giorno con il food truck in piazza dalle 10 alle 18.30 i mercatini eh, di Pasqua qua in Castello e in piazzetta Pescheria, dalle 10 alle 19 sempre i gonfiabili per i nostri bambini e il, eh, dalle, dalle 10 alle 12 l'animazione eh, sempre per i, nostri, per i nostri piccoli con il cuoco pasticcione. Dalle 15 alle 17.30 i laboratori per i bambini con lo zucchero filato, palloncini, trucca bimbi e tanto altro e la musica, il concerto finale dalle 18.30 alle 20.30 con gli Spercle Ace sempre nella nostra piazza. Un evento importante di vitalità, di coinvolgimento per una primavera che porterà sicuramente tanta gioia e tanta serenità a tutti noi. Laghetto Le Possessioni a Savorniano. Abbiamo deciso come amministrazione, come, come giunta, di intervenire per il recupero e la riqualificazione di questa importante, importante area del nostro territorio a Savorniano. Laghetto Le Possessioni, un luogo dove si pratica la pesca sportiva, ma si organizzano anche tante attività sociali. Abbiamo deciso di stanziare con le prossime risorse... Eh, disponibili con l'avanzo di amministrazione oltre 140.000 euro per il recupero dell'area. Abbiamo messo anche eh, in, uh, in ordine determinati passaggi, in particolare quello legato, legato alla convenzione. Quindi andremo a riorganizzare eh, l'area in termini generali e quindi permetteremo eh, il ripristino delle tante attività che ci vengono chieste, in particolare dall'associazione La Terribile, che ringraziamo naturalmente per la. Collaborazione con, uh, con la nostra amministrazione e con il nostro comune. Ieri in Consiglio Comunale sono state adottate due eh, varianti, due varianti, la 76 e la 77, che permetteranno in via Freschi la realizzazione di un investimento rilevante per una nuova casa funeraria mentre la variante 77 prevede la realizzazione di una nuova rotonda in via Udine, proprio eh, in prossimità della Cittadella della Sicurezza, dove sorgerà eh, il nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco e del nuovi, delle nuova area, dell'area dedicata ai eh, nuovi investimenti, in, eh, un nuovo supermercato. Quindi sono due varianti che dal punto di vista urbanistico permettono degli investimenti e siamo particolarmente soddisfatti che eh, i privati, le realtà private e le aziende eh, del nostro territorio e non solo continuino a investire a San Vito e continuino a San Vito di poter crescere nei servizi, di poter crescere come territorio e naturalmente eh, di, poter, di poter offrire il massimo sia ai nostri cittadini sia alle tante eh, persone che vengono, che vengono da fuori. Il 4 aprile, la settimana prossima, ci sarà un altro importante momento, sempre eh, celebrando la crescita della nostra, della nostra città. Questo è un investimento in, in verità invece pubblico: la realizzazione della rotonda di Via Treviso e tutta la requalificazione della via. Il 4, eh, il 4 aprile alle ore 18, appunto, presso la nuova rotonda in Via Treviso. Siete tutti invitati per questa importante inaugurazione. Gli altri eventi. Eh, di, questo, di, questo fine, di questo fine settimana a San Vito. Questa sera il film Un uomo felice al cinema all'Auditorium all Zotti alle ore 21. Questa sera, sempre eh, alle 20:30 all'auditorium della nostra zona industriale. Eh, Caserine con Naget un evento eh, di promozione eh, organizzato dal nostro CAI di San Vito Telemento. Che ringraziamo sempre per. Eh, le grandi attività che promuovono nel nostro territorio con l'ospite Giorgio Madinelli che presenta la guida al territorio più selvaggio del Friuli. Mentre sempre stasera alle ore 21.30 all'Arci Kral, qui si voglia. Ripartono gli eventi targati Arci Gay e Friuli, eh, Drag Performance by The King eh, Lux, DJ Set by Mitch DJ. Eh, L'ingresso è riservato ai tesserati Arci Gay e Arci. Domani, oltre a voglia di Pasqua, naturalmente, sono aperte le mostre Sindemia, dalle 10.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19, e il Dante di Anzi, nella chiesa di San Lorenzo, dalle 10.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19. Questa mostra fino, sarà aperta fino al 1° maggio, mentre eh, Sindemia fino al 16 aprile. Domenica invece, 2 aprile, alle ore 11: un altro evento molto interessante, Bellezza e arte nel San Vitese, la presentazione del primo numero del magazine su arte, moda, cultura e imprenditorialità. L'ingresso è libero e siete tutti invitati perché è un bel momento anche di condivisione con diverse realtà private che hanno voluto promuovere questo magazine che promuoverà eh, San Vito e la sua, e la sua bellezza. Mentre alle ore 16.30 in sala consigliare ci sarà l'estrazione della lotteria di Pasqua con gli amici eh, di Polaris e del libro Parlato. Come molti di noi sanno, il, il 2 e 3 aprile, quindi domenica e lunedì, si vota, si vota per le elezioni regionali. L'appello che, che, che vi faccio è naturalmente quello di andare a votare, perché il voto è un diritto ma è soprattutto un dovere, un dovere di tutti noi che dobbiamo esercitare. Grazie e buon fine settimana a tutti.